A Marcordo Varesino, Bruno Lauzi. La canzone che vi canto adesso è una canzone dedicata a un uomo che cade da una nave durante un viaggio su un transatlantico. Siamo nell'oceano, lui si perde così nell'oceano, potrebbe essere una tragedia se non fosse una canzone italiana, e si sa che in Italia, bene o male, prima o poi le cose si aggiustano sempre. E così questa canzone parte con uno splash. Oh, quanto buio che c'è intorno a me, che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto, e mentre a bordo c'era il ballo, onda su onda, il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda, mi sto allontanando ormai. Fra l'altro, prima che morisse è venuto qui un paio o tre di volte per partecipare dei miei salotti. Voi sapete che faccio il salotto di Mauro della Porta Raffo. È stato un ospite prezioso perché era un, non soltanto un grande cantautore, come tutti dobbiamo sapere, ma anche uno scrittore di grande raffinatezza. Quindi ci ha presentato non solo delle poesie, ma anche un romanzo che vale la pena ricordare. Che dire di Bruno Lauzi Varesino? Venne qui in città per sostenere l'esame di maturità classica. E poi, seguiva naturalmente la famiglia, il padre era stato trasferito per lavoro qui a Varese, e poi rimase da noi fino al 1974-75, quindi già quando era diventato a tutti gli effetti Bruno Lauzi. Aveva già collaborato con Battisti, aveva scritto canzoni di grandissimo livello. Ora, io con lui ebbi una lunga frequentazione dovuta al fatto che Bruno Lauzi, come me, era iscritto al Partito Liberale. Il Partito Liberale Italiano, sede di Varese, aveva la residenza, diciamo, la sede del Partito Liberale di Varese era in via Bernasconi numero 1, sopra quello che è adesso il negozio Villa. Prima al primo piano e poi successivamente al quarto piano. Lì c'era Piero Chiara, che era il segretario provinciale, c'ero io, che ero il segretario cittadino, e c'era Bruno Lauzi, che lavorava anche ai giornali che all'epoca il Partito Liberale pubblicava, soprattutto e in specie all'Alto Lombardo. Un giornale oramai da decenni è sparito, e lui faceva, scriveva per l'Alto Lombardo e faceva anche il correttore di bozze. E come correttore si era illustrato anche correggendo e rivedendo gli scritti di Piero Chiara. Molti dei libri di Piero Chiara sono stati rivisti e corretti appunto da Bruno Lauzi. Io ricordo che già all'epoca componeva delle canzoni straordinarie, per esempio ho visto comporre nella sede del Partito Liberale Il Poeta, che è effettivamente una delle migliori cose che lui sia stato in grado di scrivere. Ripeto, Bruno Lauzi è stato da noi tanto tempo, dai 17 ai 38 anni, una cosa del genere, se me ricordo, e comunque tornava sempre a Varese volentieri per incontrare i vecchi amici.